Ah, ho capito. Salve a tutti. Riciclare i materiali non è solo una questione di risparmio economico. Ovviamente c'è anche un risparmio economico, ma una delle cose che mi intriga è anche immaginare qual era l'uso che si faceva di questo materiale. Cioè ogni materiale che noi troviamo buttata come rifiuto e che potrebbe essere riutilizzato ha avuto una sua storia, è stato utilizzato per un qualcosa, e questo è in un certo senso come rendergli onore, cioè non farlo morire, riutilizzarlo trasformandolo in qualcos'altro. In questo caso ritengo che l'uso che se ne fa è un uso nobile, lo trasformiamo in un'opera d'arte, in un qualcosa che durerà nel tempo, che arricchirà le case di qualcuno e che farà felice qualcuno se lo acquista, se gli viene regalato. Insomma, ritengo che sia una fine abbastanza nobile per un tipo di materiale che doveva andare a finire in discarica. Vi lascio al filmato in cui vi spiegherò come trasformare un pezzo di legno in un supporto per dipingerti. E l'utilizzo dei materiali vi verrà spiegato man mano che scorrerà il video in cui trasformeremo questa tavola in un supporto per accogliere il colore, in questo caso un colore acrilico. Vi lascio adesso al filmato e vi ricordo che potete iscrivervi al mio canale YouTube, e se vi piace il filmato potete lasciare un like. Potete seguirmi inoltre anche nella mia pagina Facebook, Massimo Violetta Iperrealism e Pop Art, oppure nei miei canali Twitter e Instagram che recano il mio nome. Buona visione e alla prossima.
questo è il colore che abbiamo conservato nel quadro che abbiamo fatto alla fine di gennaio. Se vi ricordate quello che abbiamo realizzato per la mostra i cristalli di Agata. Quindi stiamo parlando che questo colore in pratica è stato utilizzato per l'ultima volta fine di gennaio, quindi tutto febbraio, marzo e metà di aprile, quindi sono passati circa 75 giorni, 80 giorni. Vediamo com'è. Lo sto aprendo con voi per la prima volta. Ecco, come vedete, il colore ancora è in buono stato. Quindi il metodo di conservazione che abbiamo utilizzato, diciamo che funziona. Questo è il bianco. In effetti ho dimenticato di spruzzare un pochettino d'acqua, quindi diciamo che la carta si è un attimino saldata per mezzo del colore con il contenitore, che è un bicchierino di plastica, però viene via con una discreta facilità. Magari questi li togliamo se ci sono dei residui di carta, perché poi possono dare fastidio con il pennello. Ok, iniziamo a dare il giallo.